Giulio Busi, professore all'Università di Berlino, presenta il suo libro Gesù il Ribelle, una storia ebraica. Qual è il messaggio, il significato che vuole trasmettere con questo libro su Gesù? Viene da una ricerca personale. Io in realtà ho 40 anni di esperienza, di studio nel campo dell'ebraismo, vengo da una famiglia cattolica e ho continuato a leggere i Vangeli, anche se poi per tanti anni mi sono occupato di letteratura ebraica, letteratura rabbinica, misticismo medievale. Diciamo, dopo tutti questi anni di studio dell'ebraismo ho voluto rileggere i Vangeli, ed è questo un po' il messaggio del libro, alla luce del contesto ebraico di Gesù. In realtà il Gesù storico dei Vangeli si muove completamente all'interno di un contesto ebraico, anche se poi chiaramente lo mette in discussione, ma diciamo l'esperienza e la consuetudine con i testi ebraici spero possa dare qualcosa di nuovo al lettore di Insolito e di fargli vedere attraverso i miei occhi, attraverso questo filtro ebraico, magari dettagli e non solo dettagli, un'atmosfera di insieme che a volte per un lettore oggi nel contesto italiano può essere difficile da afferrare. Ecco, e in che modo la sua reinterpretazione della figura di Gesù può influenzare il dialogo interreligioso tra cristiani ed ebrei? Ma diciamo che conoscersi è sempre l'elemento fondamentale, il primo elemento di un dialogo. È sempre il primo elemento di un dialogo, quindi io non è che mi proponga in maniera particolare di suscitare un dialogo, ma di renderlo possibile, di contribuire in piccola misura a rendere possibile questo dialogo, mettendo sotto gli occhi del lettore non ebreo quanto di ebraismo ci sia nell'orizzonte della predicazione e anche dell'opera, dell'attività di Gesù. Ecco, e come vede l'evoluzione degli studi su Gesù e sul cristianesimo nel futuro, ecco, nei prossimi anni, in questa situazione anche di difficoltà che sembra emergere con antisemitismo che sta emergendo in questi tempi? Cosa dice? Ah, questo è un problema che mi tocca da vicino. Io sono direttore di un istituto di giudaistica all'Università di Berlino e le tensioni si sentono nel campus di Berlino, c'è stata un'occupazione. È chiaro, io sono stato ragazzo, giovane nell'Italia degli anni 70, primissimi anni 80, quando la contestazione studentesca era estremamente agguerrita. E quindi capisco le contestazioni. Certo che scivolare nell'antisemitismo, come spesso avviene, è una cosa molto pericolosa. Per quello bisogna mantenere il dialogo, bisogna studiare, bisogna capire, non limitarsi a risposte semplicistiche per problemi complessi. E dato che in qualche modo il messaggio di Gesù è così importante nella tradizione italiana, nella tradizione europea, continuiamo a esaminarlo e continuiamo a rovistare questi testi. Io credo che il futuro sia quello di, almeno io lo vedo una possibilità importante nel conciliare competenze storiche e però anche attenzione ai testi e al messaggio, perché sennò solo la storiografia non basta.